Se volete ammirare le isole Eolie della Sicilia, c'è un tratto di costa, proprio a ridosso di Messina, che un tempo si chiamava Bauso. È l'odierna Villa Franca Tirrena, un borgo tra mare e montagna. Un soggiorno in questi luoghi vi offre quindi la possibilità di andare al mare e a brevissima distanza godere delle brezze collinari. Nelle diverse frazioni che compongono l'abitato c'è tanto da vedere. Le chiese sono presenti in ogni borgata. Santa Maria della Candelora è un bel esempio dell'architettura secentesca. Tuttavia, il più grande insediamento si trova nella frazione Calvaruso. Si tratta del santuario del Lecce Homo, una struttura imponente che ospitava anche un convento. Al suo interno, pressoché interamente fruibile, un magnifico chiostro con al centro il classico pozzo. E tante testimonianze dell'arte settecentesca nelle pitture murali che raffigurano l'attività dei frati. Oltre ad un piccolo museo di arredi sacri che contiene anche una ragguardevole raccolta di statuine del presepe, rigorosamente di tradizione napoletana. Scendendo a valle, non si può fare a meno di visitare, all'interno di una palazzina d'epoca Liberty, il curioso Museo della Medicina, voluto congiuntamente dal comune e dal dottor Ottavio Badessa. All'interno, oltre 200 strumenti medicali, alcuni dal sinistro aspetto, ma pur sempre parte di una documentazione storica che copre un periodo di quasi due secoli, dalla metà del Settecento agli anni 40 del secolo scorso. Non è questo l'unico spazio espositivo. A Villa Franca Tirrena, infatti, è presente anche all'interno del castello di Bauso uno spazio polivalente che è frequente teatro di interessanti eventi. Insomma, una vacanza a Villa Franca Tirrena offre molti affascinanti spunti per rilassare il corpo ed allenare la mente. Buon viaggio!